parlaci del tuo personaggio in questo film. Tommaso è un genio del pianoforte, il migliore amico di Sasha, che sì, di Sasha, di Andrea, che è il protagonista fatto da Silvio Lucino. E sostanzialmente sono quello che non riesce a cambiare con l'arrivo del bambino, che lo fa Michael Rennie Jr., questo bambino nero che entra nella famiglia del personaggio di Andrea, e io in quanto amico vedo il cambiamento del mio migliore amico ma non lo accetto e per questo rimango isolato. Conoscevi già il romanzo prima di aver letto la sceneggiatura del film? Guarda, è stata una scelta insieme a Silvio di non leggere il romanzo per rimanere sulla sceneggiatura e trarre dalla sceneggiatura tutto quello che serviva per la recitazione. Come ti ha cambiato questo film? Se c'è stato un cambiamento vedendolo in te? Diciamo che, non so se hai visto il film, però faccio una cosa che non mi riconosco neanche io quando mi vedo, nel senso è proprio un'altra persona, un'altra tensione interiore, un altro universo. Per cui, non lo so, è stato molto intenso, molto intenso. Un saluto al blog di MyStyle e buon Natale. Ciao.